Fino al 12 luglio la 17ª edizione del Marcel Grossman Meeting, che si svolge in tutto il mondo ogni 3 anni, quest'anno è stata scelta Pescara per accogliere 700 scienziati di 52 nazioni, un evento inizialmente immaginato a Pechino e organizzato dall'ICRANET, guidato dal direttore Remo Ruffini, dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio e dal Comune di Pescara. Tra i temi centrali ci sono i buchi neri, che appaiono in tutto l'universo e vengono studiati da 50 anni, dice Ruffini, ma le ultimissime novità sono enormi, sottolineando che i buchi neri originano fenomeni enormemente energetici, pari all'energia di 100 miliardi di soli e di 1 miliardo di galassie come la nostra, fenomeni che si vedono in tutto l'universo. Questo convegno nasce dopo 50 anni di studi. Io 50 anni fa ho introdotto a Princeton i buchi neri con Ruggero Orlando, che l'annunciò. Oggi, dopo 50 anni e dopo 17 incontri di questo genere ogni 3 anni, abbiamo capito e osservato questi oggetti. È la cosa più sconvolgente che viene a essere presentata qua per la prima volta. È difficile dire l'emozione di tutto questo. Abbiamo prima di tutto utilizzato per questo evento eccezionale l'Università d'Annunzio, dove ci saranno ogni giorno 20 sessioni parallele. Il direttore dell'ICRANET poi va indietro nella storia, ricordato che nel 1054 ci fu un'esplosione catastrofica che sul Mediterraneo fu chiamata peste. Ma non era peste, le radiazioni di quell'esplosione furono talmente spaventose che molte persone morirono da Costantinopoli all'Egitto e la mattina dopo fu osservata in Cina. Era il 1054, anno tra l'altro dello scisma tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. E allora l'hanno interpretato, questo è il segnale di Dio che dobbiamo dividere. Quindi dobbiamo stare attenti perché queste esplosioni possono avvenire. E siamo stati fortunati questa volta perché eravamo abbastanza distante, ma se scoppia qua vicino è la fine della vita. L'approccio all'universo, l'approccio al di là della nostra galassia, lo studio di possibili altre forme di vita prosegue. La mia opinione è che questi oggetti sono quelli che creano la vita, il DNA. Il DNA. E quindi il fatto che esistano in tutto l'universo vuol dire che la vita è in tutto l'universo. Non siamo soli nell'universo. No, assolutamente.